Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo SBS Racconta. Come dettovi la scorsa settimana, continuiamo con questa miniserie relativa al metodo di studio. La scorsa settimana abbiamo visto tutto quello che riguarda la conoscenza del metodo di studio, quindi che cos'è, come agisce un metodo di studio, che differenze ci sono tra il metodo al liceo e il metodo all'università e che cosa vuol dire distrarsi e come cercare un po' di combattere le distrazioni. Oggi approfondiamo quello che è effettivamente un metodo di studio, quindi che cosa bisogna fare per rendere quando si vuole studiare, quando non si vuole perdere troppo tempo, ovviamente. Allora, innanzitutto le cose da fare, al di là appunto la scelta del gruppo che vedremo dopo, è quella di scegliere i libri di testo e gli appunti da cui studiare. Quindi voi frequentate le vostre lezioni, che per quanto riguarda il liceo sono variegate a più non posso, ovviamente dipendentemente dal tipo di liceo, dal tipo di scuola superiore che voi fate, prendete i vostri appunti in classe, mi raccomando cercate di fare in modo che siano sempre i vostri appunti, perché studiare su appunti di altre persone non è mai semplice. È ovvio che avete a volte una necessità perché non potete andare a scuola o comunque non potete andare in università o a seguire la lezione, ma generalmente cercate di fare in modo che siano sempre vostri, perché ovviamente quello che voi scrivete durante la lezione è ciò che voi state capendo della lezione, non quello che sta capendo il vostro amico o compagno di banco o comunque una persona in generale all'interno della classe. Quindi, presi i vostri appunti, arrivate a casa, scegliete il libro di testo. Perché scegliete il libro di testo? Differenza. Allora, al liceo il libro di testo è uno solo per la materia che voi avete, quindi che vi piaccia o che non vi piaccia, voi seguirete le indicazioni del vostro insegnante sulle pagine da studiare e su quello che è relativo al testo che lui ha adottato. All'università non è assolutamente così. All'università vi danno tantissimi libri di testo relativamente a una materia e siete voi a dover scegliere quello che si adatta meglio alle vostre esigenze. Cosa vuol dire adattarsi meglio? Vuol dire semplicemente quel libro di testo che secondo voi è più completo oppure esaurisce in modo più intelligente l'argomento che state svolgendo. Spesso e volentieri si devono adottare più libri di testo all'università, perché non è detto che tutti gli argomenti siano svolti in modo esauriente sullo stesso libro di testo. Quindi voi prenderete l'argomento A dal libro A e l'argomento B dal libro B e così via poi per tutti gli argomenti del corso che state frequentando. Quindi arrivati a casa dovete riordinare i vostri appunti. Riordinare che cosa vuol dire? Vuol dire rileggere e risistemare i vostri appunti scrivendoli in maniera più intelligente, integrandoli con tutte quelle che sono le parti del libro che magari mancano all'interno del vostro appunto che avete preso in aula. Cosa vuol dire integrare? Vuol dire andare a studiare quello che c'è sul libro, o comunque a leggere quantomeno quello che c'è sul libro relativamente all'argomento che state affrontando e vedere le differenze che ci sono con i vostri appunti. Quando avete fatto questo, ovviamente dovete cercare di colmare le lacune che ci sono nei vostri appunti, in quello che voi avete scritto in aula, con tutto quello che c'è scritto sul libro di testo, in modo tale da avere sia il parere, l'opinione, la spiegazione del vostro docente, sia ovviamente quello che c'è scritto sul libro di testo, che comunque è necessariamente, nel 90% dei casi, 99% dei casi, è necessariamente corretto. Quindi vi permetterà di ampliare la vostra conoscenza e di chiarire magari anche dei punti che in aula non vi erano particolarmente chiari e non vi la siete sentita magari di chiederli direttamente al docente. Quindi, una volta integrati gli appunti che avete preso con le lezioni, dovete cercare di produrre una cosa che poi per voi possa essere intelligente. Ci sono due metodi qui fondamentalmente, gli schemi e i riassunti, e non sono necessariamente la stessa cosa. Qui parlo ovviamente di materie in generale, perché schemi e riassunti per quanto riguarda materie tecnico-scientifiche come ad esempio le scienze dure, matematica, chimica, fisica, è abbastanza difficile da produrre uno schema o un riassunto soprattutto. Lo schema da che cosa è caratterizzato? Lo schema voi avete una sorta di mappa concettuale di quelli che sono i temi più importanti che tocca quello che voi avete scritto, quello che voi state studiando. Quindi vi prendete dei macro argomenti e ve li collegate come volete voi, ovvero seguendo uno schema logico per passare da un argomento all'altro. Così facendo vi sarà facile costruire un discorso di senso compiuto riguardo a quello che voi state facendo, in modo tale da dire, ok, io inizio a parlare per dire dell'epoca romana, se sto studiando storia, all'epoca romana che cosa sono attaccati? Sono attaccati magari le dinastie di, non lo so, le persone che sono succedute al governo, oppure come, quali sono state le diverse forme di governo, alla Repubblica, piuttosto che all'Impero, piuttosto che la qualunque cosa, chi sono stati gli avversari, le date più importanti, le battaglie più importanti, e così via.
Ovviamente vi rendete conto da soli che per materie umanistiche questo è estremamente utile ed è abbastanza semplice da fare. Per materie come matematica e fisica, soprattutto a livello universitario, che sono formate praticamente solo da teoremi, corollari, assiomi, è difficilissimo. Ma qui entra in gioco il discorso del riassunto. Cosa vuol dire fare un riassunto? Io vi parlo per esperienza personale. Quando ho dovuto fare gli esami all'università, che poi faremo dei video a parte su questo, su quali sono effettivamente gli esami di fisica e matematica all'università, ma vi anticipo che sono roba come analisi 1, analisi 2, analisi 3, analisi complessa e reale, fisica 1, fisica 2, fisica 3, sono tutte materie ovviamente di fortissimo studio teorico e poi applicazione nei problemi effettivi che vi danno da risolvere. Come faccio a riassumere o comunque a scrivere queste cose? Beh, è abbastanza semplice in realtà, ovvero io mi scrivevo tutti gli enunciati dei teoremi di volta in volta ogni volta che tornavo a casa e cercavo di capire cosa volevano dire. Andavo a studiare le dimostrazioni che venissero fatte in aula oppure direttamente dal libro quando ero a casa e le integravo ai miei appunti, ovvero riscrivevo l'enunciato del teorema che ormai ho ripetuto 150 volte, lo sapevo, l'avevo capito e lo sapevo a memoria. Dopodiché attaccavo a questo la dimostrazione di questo teorema. Così facendo io riuscivo a integrare le due cose e avere l'enunciato del mio teorema e la dimostrazione, quindi la prova del mio teorema, e così via per tutte le cose, soprattutto per matematica. Per quanto riguarda fisica, mi scrivevo anche i concetti e quello che c'era dietro, ovviamente, a una spiegazione fisica, per dire, del moto uniformemente accelerato, piuttosto che della relatività ristretta, piuttosto che del qualsiasi argomento che veniva affrontato. Mi scrivevo la spiegazione con le mie parole, cioè quello che voleva dire per me la formula X oppure la dimostrazione Y che stavo affrontando. Questo è fondamentale in fisica perché, oltre che teoremi, ci sono concetti profondi da capire e da applicare alla realtà. Quindi magari richiamavo alcuni esempi che per me potevano essere intelligenti o che io vivevo come esperienza quotidiana e cercavo di ricollegarli all'argomento che stavo facendo. Così facendo mi era molto più semplice chiaramente capire innanzitutto l'argomento e secondo ricordarmelo in sede d'esame. Quindi questo stimolava sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine per poterlo ricordare da lì a 3-4 mesi dopo quando ci sarebbe stato l'esame. Quindi fondamentale è schemi e riassunti per stimolare entrambi i tipi di memoria, a breve termine per interrogazioni e verifiche a raffica come ci sono al liceo e per gli esami, quindi la memoria a lungo termine più utile sicuramente per gli esami all'università. Quindi questo è tutto quello che riguarda appunti, schemi, riassunti eccetera eccetera. Veniamo a quello che è effettivamente la ripetizione. Ripetizione che cosa significa? Significa letteralmente ripetere i concetti che voi avete imparato. Perché è utile questo? Ci sono degli studi di psicologia che hanno provato che ripetere un argomento aiuta a testarsi. Cosa significa? Io leggo un paragrafo oppure leggo degli appunti o comunque un libro relativamente a un argomento che sto studiando e sul quale verrò testato. Una volta letto e comprese le parti fondamentali, provo a spiegarlo ad un'altra persona o comunque a ripeterlo ad alta voce. Sicuramente vince, però continuerò ad interrompermi, come magari faccio io durante questi vlog, continuerò a fare degli errori. Cosa mi costringe a fare questo? Mi costringe a tornare indietro, quindi rivedere il mio punto 1, ovvero rileggere nuovamente tutto l'argomento oppure le parti che non mi sono chiare. Una volta fatto questo, riprenderò la ripetizione. Ripeto, 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 mi inceppo un'altra volta, torno indietro e ripeto e rivedo quella parte lì. Una volta rivista e facendo questa spola avanti e indietro tra leggere e ripetere, ovviamente dopo un tot di volte che io l'ho fatto, un numero n di volte che dipende da persona a persona, ho compreso innanzitutto l'argomento e l'ho memorizzato. Quindi non solo lo mantengo nella memoria a breve termine, ma lo mantengo anche nella memoria a lungo termine. Quindi la ripetizione è fondamentale in qualsiasi materia voi vi stiate applicando perché vi aiuta a riprendere tutti i concetti. Feynman, che era un fisico famosissimo del secolo precedente, è stato anche premio Nobel per la fisica, diceva sempre che un argomento si è compreso realmente quando lo si sa spiegare a una persona che non c'entra niente con quello che voi state studiando. Ovvero, ad esempio, io sono un fisico, prendo un mio amico che studia psicologia, una mia amica che studia medicina, ad esempio, e gli vado a spiegare i principi dell'elettromagnetismo o le leggi di Maxwell. Se riesco a spiegargliele con parole che lui stesso riesce a comprendere, vuol dire che ormai l'argomento ce l'ho talmente mio che sono stato in grado di semplificarlo ad un livello così base da farlo capire a una persona che non c'entra nulla. Lui fece questa prova, questo esperimento, con diversi argomenti di meccanica quantistica, con non mi ricordo se sua sorella o una sua parente,
e riuscì a fare questo dopo un tot di volte. Feynman, che è stato un premio Nobel per la fisica, quindi, e ci riuscì dopo un po' di volte, quindi non è una cosa così semplice in realtà, ma sicuramente è una cosa che vi aiuta ed è una cosa che è stata provata effettivamente dal punto di vista psicologico e scientifico. Bene, direi che anche per questa lezione sul metodo di studio è tutto. Nella prossima vedremo argomenti ancora diversi e amplieremo magari il discorso dello studio individuale oppure dello studio a gruppi ed entreremo più nel dettaglio in alcuni meccanismi nel metodo di studio. Se questa serie continua ad esservi utile, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, continuate a seguire ovviamente i blog e le nostre lezioni che tiriamo fuori di settimana in settimana e continuate a seguirci sui social che abbiamo attivato. Per il resto non ho nient'altro da dirvi, quindi buona giornata e ci vediamo direttamente al prossimo video. Ciao ragazzi!